se fuori il mondo parla per noi, per me. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Un rock is dal vostro Bruco, siamo a Canelli, allora forse qui, forse, sta facendo le prove per il tour Danilo Sacco, non lo so, vedo una persona, Mauri vieni a vedere, c'è una persona con una bandiera da pirata, non so cosa sta succedendo, andiamo a vedere, andiamo a scoprire cosa succede, venite, ma scusa, cosa stai facendo? Questa viene issata all'inizio delle prove e si toglie alla fine. Ok, le prove, ma di chi? È qua Danilo Sacco? C'è Danilo, venite. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. Allora, adesso entriamo. Noi non, l'audio non possiamo farvelo sentire per quanto riguarda le prove del tour, perché giustamente dovete godervelo e gustarvelo tutto durante le serate. Però faremo una bella, bella chiacchierata. Allora, la prima data, ve lo ricordo, è il 24 maggio, ok? Poi dopo tanto ne parliamo. Venite, venite con me. Stanno provando. Andiamo, andiamo. Danilo, stanno provando. Questa bandiera. Ehi, ciao Danilo. Buongiorno. Ci fa la bandiera dei pirati fuori? Abbiamo deciso un po' goliardicamente di mettere, di sare questo Skull and Bones quando proviamo, perché quando proviamo è una cosa solida, seria. Quella bandiera ci seguirà tutto il tour. Infatti abbiamo visto questo personaggio che issava la bandiera. Sì, Roberto Pinna, che ha una pazienza infinita, ci sta dando una grossa mano. Siamo qui nel suo studio e stiamo provando con una band straordinaria, che è questa. Ok, adesso allora andiamo a scoprire questa band. Qualcuno, vabbè, l'avevamo già conosciuto, però adesso ce li presenta. Hanno bisogno di presentazione. Ok, dai, prendiamo uno alla volta. La presento io o si presentano da soli? Andiamo a conoscerli, mi segui Mauri, andiamo a prenderli da soli. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse, ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek. Valerio Giambelli, chitarrista, statuto, arriva dagli statuto. Allora, un attimino prima di entrare magari nei dettagli di quello che state facendo, dell'esperienza eccetera eccetera, io sono un musicista, quindi un po' di curiosità per quanto riguarda il setup che utilizzerai per i concerti del tour di Danilo. Guarda, è semplicissimo, la chitarra e l'amplificatore, e questo qua è il nostro setup. Ok, però hai mano adesso, hai mano una Telecaster? Beh, questa è quella che uso, ma già usavo con gli statuto, questa ci sono anche un po' affezionato. E quindi questa sarà la prima, poi sarà un'altra serie eccetera, però dietro di te ne hai delle altre di chitarre. No, ma comunque boh, sai, esigenze, tonalità varie eccetera, quindi giusto averne più di una, ecco. Allora, sei pronto per questa esperienza? Boh, cominciamo domani, andiamo. A posto. E stare a provare in queste zone, bello tranquillo? Beh, io comunque abito più o meno in zone, perché sono non provincia di Asti, ma provincia di Alessandria, quindi insomma sempre Monferrato, sempre vigna e vino buono. Danilo, ti sei scelto davvero una band davvero eccezionale, perché davvero sono persone che hanno fatto, non me ne vogliono, perché la storia della musica rock italiana, ma non perché sono vecchio che cosa, perché hanno dato davvero un contributo incredibile alla musica rock italiana. La terza freccia cerca. Al basso Antonio Righetti. Ciao Antonio.
chi è Ridicola, non è, questa la segniamo comunque, va bene, dai, ci sta, ci sta. No, è perché avevi diverse possibilità, però tac, qua, però va bene, dai. Ah no, perché sono andato un po' in ordine, no, ho fatto, ho cercato di seguire, che in solito si inizia dalla batteria, basso, chitarra, come si fanno i suoni, vabbè. In realtà i capelli bianchi devono servire a qualcosa, no? Per cui ci vanno anche questi. Vogliono dire l'esperienza. Ma è quella che ti dicono, è come quando dici l'esperienza serve se la sai usare, no? Tra l'altro tu hai fatto anche degli album proprio dedicati allo tuo strumento, al basso degli album. Ho studiato. Allora fai anche tu un attimino il setup che utilizzerai. Guarda qua, è assolutamente basic, però è quello che ci vuole per questo strumento. Basic, ci sono 200 pedalini. No, quelli sono i telefonini, i modelli vari che uso. Ma guarda, questi sono pedalini che rappresentano un po' una sedimentazione che è iniziata circa 25 anni fa. Quando iniziavi a suonare, cominciavi a accumulare un po' di robe. Qua ho un paio di robe delle quali sono molto legato, e in più ogni tanto ne aggiungo qualcuno, sempre tentando di essere parsimonioso, però. Però anche tu scelta, quattro corde, Fender. Assolutamente, questo è un pezzo di me, nel senso che sta invecchiando con me. Quando guardo le foto, ogni tanto mi capita purtroppo di vedere una foto mia e notare il trascorrere del tempo sulla mia faccia, così, ma è normale. Poi mi consolo perché guardo lo strumento e visto che l'ho preso una ventina d'anni fa, era molto più giovane, qualche segno del tempo ce l'ha anche lui, però è qua. È rock and roll, e poi sicuramente gli strumenti, il legno poi col tempo prende il suono e quindi più vengono suonati, eccetera. E anche per te questa esperienza con Danilo? Ma guarda, devo dire, siamo partiti con una sintonia di quelle che probabilmente capitano non tantissime volte, nel senso che è una sintonia fatta di consumi, chiamiamoli culturali, poi non me ne vorrete se il termine è un po' alto, però di consumi di dischi, di libri, di un po' meno di cibi, perché se continuiamo così mi sa che andiamo male e dobbiamo allargare delle cinture, perché comunque credo condividiamo diverse cose. La prima che condividiamo è la provincia, l'idea di una provincia che è quella dalla quale vengo poi anch'io, e probabilmente ti segna e ti diventa un tatuaggio di quelli che non si vedono, però che è lì addosso. Sì, assolutamente. Andiamo allora alla batteria, bellissimo il setup così, una Gresh davvero. Allora, Tommy Graziani, ok, tra l'altro vabbè, figlio d'arte, perché sei davvero figlio d'arte, anche per te iniziamo, perché davvero mi piace un casino questo setup col tom basso, e descrivici un po' cosa hai scelto. Ma guarda, innanzitutto il colore ho scelto, perché a mio parere se è bella suona anche bene, più spesso e volentieri, poi è vero. È vero, però è verissimo, guarda che strumenti, che colori che hanno, sono stupendi, sono benissimi. È molto semplice, come è semplice tutto quello che vedi, c'è anche un sapore un po' vintage, direi, sia nei marchi che come diceva Rigo prima, anche di Sobasso è stupendo. La Gresh è proprio un marchio storico. Marchi storici, sulla cassa, quella scritta lì è già parla da sola, capito? Ok, e anche per te il fatto di far parte di questa band, comunque con tutti questi musicisti, già vi conoscevate oppure è stata così, è stata una cosa, ti hanno chiamato Danilo? Allora, Danilo l'ho conosciuto l'anno scorso, ci siamo incrociati in un'occasione particolare, e qui devo dire che Andrea May, che è là, è stato, diciamo, il collegamento con questa, il tramite che mi ha portato in questa situazione bellissima, devo dire, con dei musicisti stupendi dai quali imparerò tantissimo alla fine e durante questo tour che sta per partire. E con, appunto, essendo che basso e batteria hanno un ruolo fondamentale per quanto riguarda la ritmica, vi siete trovati subito? Vi state trovando? Adesso devi chiederlo a lui, perché io sono più giovane. Io ho la sensazione di suonare con un originale, non so come spiegarlo. C'è un suono originale che arriva, capito? L'originale.
è bellissimo. Vabbè, io posso confermare, perché vabbè, loro non, voi non potete, non potrete sentire, però io ho seguito alcuni pezzi delle prove, davvero un sound della Madonna e una bella botta tra basso e batteria da paura. Tra l'altro sei anche supportato da Mr. Rodriguez, Mr. Orobico, che mi ha fatto subito sentire a casa, perché ha parlato subito in bergamasco. Ecco, con te è ancora più curiosa la cosa, perché hai un setup davvero incredibile. Io non camminerò, tu non ti tradirai, mi siedo e aspetterò. Cosa hai scelto come, come setup? Beh, le mie amatissime congas, come vedi, bongo, un po' di effetti, colori, timbales e poi un po' di, sai, articolini di qualche tipo, shaker, beh. Ma li cioè con, negli arrangiamenti seguite alla lettera quello che è stato magari fatto sul disco, oppure state anche improvvisando un po', cercando dei colori un po' diversi? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, perché questa è una sorpresa. Ah, ok, va bene. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ok, va bene, va bene. Domanda successiva, anche per te questa esperienza l'abbiamo, abbiamo già condiviso una battuta su quello, ma adesso che siamo qui sul campo, l'apoteosi, adesso è molto più bello ancora, ho l'occasione, l'onore, cioè, di condividere questa esperienza con personaggi che avete già visto, e per esempio con Antonio e con Tommy è stato amore a prima vista, anche che ci siamo appena conosciuti, ma subito simbiosi, subito comunicazione. Avete trovato subito l'incastro giusto. Subito. Andrea May è un'altra figura storica per la musica italiana, perché arriva da l'esperienza più importante è The Gang, che è indubbiamente. Allora, tutti qua si è circondato, hai addirittura un computer. Che non ci ricordiamo i pezzi, dobbiamo ascoltarli ogni tanto. No, dal vivo non ci avremo a posto quel bagaglio lì, capito? Non ce lo portiamo. Dal vivo avrò un Hammond proprio, con il suo Leslie, un piano e una tastiera, e poi la mia fisarmonica pure. Ok, la fisarmonica, perché appunto sono alcuni pezzi. E su due pezzi del disco c'è la fisarmonica. Poi adesso vediamo anche gli altri brani che faremo. Adesso stiamo cercando di capire. Ecco, com'è stato lavorare su questo disco? Il disco è stato bello, una bella esperienza. Poi abbiamo avuto un produttore molto bravo che ci ha saputo mettere tutti in riga, no? Perché altrimenti anche noi siamo tutti molto, molto vicini come gusti musicali. Invece con Davide siamo riusciti a comporre il disco, anche ci ha tirato fuori da ognuno di noi delle cose anche diverse, ha montato un disco che secondo me ha fatto un bel lavoro. Davide Agliapietra. Sì, sì, io ho sentito anche in questo caso, ho sentito qualcosa, davvero un bellissimo lavoro, se, davvero, sì, sì, molti suoni molto belli, gli arrangiamenti molto particolari e molto curati. Quindi allora diamo primo appuntamento è il 24 maggio, giusto? Sì, perché io guardo le date e non me lo ricordo. Sì, no, beh, devi pensare a suonare e il resto. Allora torniamo da Danilo. E allora, la prima data appunto è il 24 maggio. Se a Dio piacendo, sì. No, sarà il 24 maggio, quindi vi aspettiamo. Noi siamo un po' impauriti, perché effettivamente, sai, come prima data siamo molto in fibrillazione, però poi anche oggi abbiamo avuto modo di constatare che il sound che sta venendo fuori è perfetto. Si può dire? Certo. Sono finalmente molto contento, perché sai, parti eccetera eccetera, non sai mai se i tuoi pezzi, se i nostri pezzi, e invece siamo una band straordinaria. Mi dispiace dirlo, perché posso anche apparire un po' vanaglorioso, ma questa è una band con i maroni sul serio. Sono molto felice. Thank you.
anche se